Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Happy New Year, nuovo video dell'anno. In questo video vi propongo un make-up tutorial semplice da realizzare, ma con due varianti labbra differenti, sempre molto chic, direi, e colore anche per questo nuovo 2017. Cominciamo applicando l'Hydra Gel Concealer della tonalità Fair di Doll 10. Ovviamente applico il tutto con la Beauty Blender. Come fondotinta applico sempre Doll 10, l'Hydra Gel Foundation, sempre dalla tonalità Fair. Successivamente voglio illuminare, anche quest'anno illuminiamo con un correttore, ovvero il correttore per eccellenza, il Prolonger MAC NC15. Voglio fissare ovviamente il trucco, il tutto con un fondotinta, ma bensì non con una cipria, con la Cocoa Powder Foundation della tonalità Light di Too Faced. Ovviamente delineo semplicemente le sopracciglia con una matita che sto amando perché Manga Brown, ovviamente di Neve Cosmetics. È molto semplice da sfumare e per delineare. Una volta applicata la matita per le sopracciglia, voglio illuminare l'arcata sopraccigliare e scelgo, come del resto in tutto questo make-up tutorial, di applicare un highlighter, ovvero Eros di Mulac. In questo make-up vi presento delle matite di Miss Trucco Grinetic, e applico come prima matita e come primer, ovviamente, il color primer. Applico il tutto sulla palpebra mobile. Successivamente, dopo aver applicato il primer, applico la seconda matita della tonalità dark, ovvero un nero molto molto sfumabile e molto bello perché è non aggressivo, non troppo audace e vi assicuro che è molto creamy, molto molto cremoso. Una volta stesa ovviamente la matita, sfumo il tutto con un apposito pennello. Per rafforzare il make-up voglio applicare semplicemente un tocco di nero, e precisamente il Black Coffee della palette Ginger Bread Cookie, appunto di Too Faced. Applico questo black color solamente sull'esterno, nell'angolo dell'occhio, per dare profondità. Ovviamente il must di questo make-up non poteva che non essere Ginger Snap sempre del Gingerbread Cookie di Too Faced. Applico questo colore cremosissimo dai colori oro meravigliosi con i polpastrelli. Wow, ovviamente delineo il make-up ovviamente con un eyeliner. Questa volta scelgo l'eyeliner di Mulac Black Black. Ovviamente non può mancare un mascara. In questo make-up devo dire che troviamo molti prodotti di Doll 10 e scelgo di provare l'Effort Lash. È un black, veramente black. Lo scovolino è leggermente cicciotto, ma mi piace molto l'effetto. Continuiamo con le matite di Miss Trucco. Ovviamente vi farò successivamente un'apposita review di queste matite e decido di applicare all'interno dell'angolo dell'occhio delle matite Your Color Eyes, perché così si chiamano, il colore yellow. Ovviamente continuo sempre a sfumare il tutto, quindi sotto la rima ciliare sfumo il tutto con il colore dark, sempre della matita You Color Eyes di Miss Trucco. Mi piacciono molto queste matite. Arriviamo al contouring. Ovviamente, visto che la Gingerbread Cookie è la mia palette preferita e la sto utilizzando, non potevo non utilizzare Gingerbread. Devo dirvi che, dato che il fondotinta è leggermente di mezzo tono più chiaro, ho deciso di scaldare il viso. Bella. Un prodotto nuovo che sto utilizzando della linea Extreme Makeup, che mi piace moltissimo, è il fard cotto numero 8. È un fard che dona molta luminosità, è veramente molto bella, a prescindere dalla size che è veramente molto grande, ma guardate che tocco di luminosità che non potevo non applicare per il primo dell'anno. Continuiamo ovviamente con l'highlighting e utilizzo, come vi dicevo precedentemente, Eros
gloss di Mulac, veramente molto molto bello, illumina illumina meravigliosamente il tutto, ragazzi, è bellissimo. Allora, la scelta delle labbra, come vi dicevo, ho optato per due varianti labbra, visto che le labbra sono la mia passione. Scelgo di applicare anche una delle matite di Miss Trucco, questa volta il color magenta. Essendo bio, io credo proprio che il magenta, guardate che bello, possa appunto utilizzarsi anche sulle labbra. Ma non mi basta la matita, voglio utilizzare anche il mio rossetto liquido preferito di NYX Praga, dalla stessa tonalità magenta, cioè io direi che il magenta è, non manca. E questa è la mia prima proposta appunto trucco. Insomma, diciamo che le labbra sono molto molto luminose. Ma passiamo alla seconda proposta trucco. Questa volta, dopo la tonalità fredda, decido di applicare una tonalità un po' più calda ed è uno dei rossetti liquidi della Extreme Makeup Infiniti Baci, uno dei rossetti liquidi che è un must per il momento, perché adoro. E precisamente questo è il numero 12. Io credo che sia wow. Ragazzi, con questo è tutto e ancora tanti auguri di buon anno.